stata inaugurata la 58esima edizione della mostra della ceramica di Castellamonte. Sì, è come si dice, buona la prima. Mi sembra che l'affluenza sia stata ottima, anche oltre le mie migliori previsioni, per cui insomma come amministrazione comunale siamo molto contenti per questa inaugurazione. Credo che nelle prossime settimane potrebbe arrivare qualche sorpresa, speriamo in bene, ecco. Quindi siamo contenti e ringrazio tutta veramente la cittadinanza di Castellamonte e tutti gli ospiti che sono intervenuti, perché davvero ho visto parecchia gente di fuori e questo è uno degli obiettivi che la città ha, quello di cominciare a far venire gente quando ci sono questi eventi, ma io spero sempre. Un momento di festa ma anche un momento di cordoglio, difatti l'inaugurazione si è aperta con 5 minuti di silenzio a memoria delle vittime cadute a Genova. Assolutamente sì, era un dovere ed era un nostro desiderio farlo. Noi abbiamo dedicato l'inno nazionale che è stato suonato dalla nostra banda in memoria delle vittime di Genova e a sostegno delle loro famiglie e di tutti gli sfollati, anche perché adesso ci sarà anche quella partita lì da risolvere. Davvero da parte dell'amministrazione comunale di Castellamonte va tutto il nostro cordoglio a questa povera gente che purtroppo non è più al mondo. La mostra della ceramica apre oggi, continuerà fino al 2 settembre. Quali sono i punti da vedere? I punti da vedere sono 6, 3 istituzionali, 3 soliti nostri, questo di Palazzo Botton, questa cornice splendida, il Teatro Martinetti, il nostro liceo, il nostro, come io dico sempre, il nostro fiore all'occhiello, il liceo Faccio, dopodiché c'è il Cantiere delle Arti, la Casa Museo Famiglia Laira e la Fornace Pagliero di Daniele Chechi. Gli orari in cui si può visitare, nei fine settimana o anche durante la settimana? Ma sì, si visiterà durante la settimana. Allora, noi abbiamo fatto questa scelta, che anche durante la settimana ci sarà nella serata la possibilità di visitare la mostra, mentre i tre fine settimana saranno chiaramente sia la mattina che al pomeriggio sarà possibile visitare la mostra. Durante l'inaugurazione sono stati premiati gli artisti vincitori del concorso Ceramics in Love, novità di questa edizione che ha riscosso un gran successo, con 130 partecipanti e 150 opere presentate.